Buonasera a tutti, oggi ricominciamo un nuovo ciclo di trasmissione di Sicilia Sera. Nuovi studi, potete vedere, quindi una nuova organizzazione, quindi molto molto contento di tutto questo. Dobbiamo ringraziare la famiglia speciale che ci dà questa possibilità appunto di intrattenerci con voi e di invitare tanti ospiti. Questa sera ci sono degli ospiti importanti, sono in parte di Bagheria. Io ve li presento immediatamente, c'è la signora Laura Ambra che è consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Sindrome di Williams, poi abbiamo Maurizio Logalbo che è assessore allo spettacolo, ma anche della pubblica istruzione, dei beni culturali e polizia municipale del comune di Bagheria e Sergio Cannizzaro che è consigliere comunale di Bagheria, presente alla quarta commissione. Buonasera. Io vi ringrazio per questa partecipazione, ringrazio principalmente Maurizio Logalbo che è qui con noi e col quale parleremo soprattutto del programma di Natale. Però volevo approfittare di questa trasmissione per parlare anche di Tele One, una televisione che di Bagheria, e chi meglio di Maurizio Logalbo, che abita a Bagheria e opera a Bagheria, può parlare dell'importanza di questo appunto mezzo di comunicazione. Mi sembra che sia dovuto, diciamo, questo inizio così improvvisato, però è dovuto al fatto che appunto inizia una nuova vita per Televan, per tutto il gruppo Mediavan, e quindi mi sono sentito, diciamo, quasi obbligato a fare questa premessa. Quindi ho voluto coinvolgere te, Maurizio. Grazie innanzitutto per l'invito. Complimenti per la nuova scenografia. C'è sempre, come dire, un miglioramento da parte di Televan, della famiglia speciale, e noi bagheresi, ma non solo, tutta la provincia di Palermo deve ringraziare il lavoro certosino che fanno quotidianamente nel nostro territorio, perché grazie a loro arriviamo all'interno delle case bagheresi e i bagheresi sono a conoscenza di quello che accade nel nostro amato territorio. E quindi è un lavoro veramente pregevole, diciamo, e grazie a tutto lo staff, grazie a tutto ciò che lo circonda, fa parte della famiglia, tutta, diciamo, la famiglia speciale, ma ci sono tanti tecnici, tanti collaboratori, tanti professionisti attorno a questa squadra che veramente sono di livello e che stanno facendo un lavoro di altissima qualità. Non ultimo Filippo Cucina, che è qui accanto a me, che da anni ormai veramente porta avanti un lavoro egregio, e ti ringrazio per quello che fai per il nostro territorio, per la nostra ringrazio, Sicilia. Dico, cerchiamo di dare voce anche a chi voce non ha, quindi questo è stato lo spirito, almeno per quanto mi riguarda, nel portare avanti questo tipo di trasmissione. Io però ti devo ringraziare doppiamente, sai perché? Perché tu quest'oggi mi hai dato la possibilità di conoscere la signora Laura Ambra e di conoscere una sindrome che io non conoscevo. Quindi, al di là del fatto che parleremo del Natale, delle manifestazioni del Natale, e mi sembra anche giusto informare la cittadinanza di tutto quello che organizza il comune di Bagheria, in questo caso il tuo assessorato, però io vorrei iniziare dedicando un momento particolare appunto alla signora Ambra, che è la mamma di una ragazza molto intelligente che però è affetta da questa sindrome, una sindrome appunto che interessa il cromosoma 7 e quindi rende, diciamo, particolare questi soggetti che sono molto intelligenti, portati verso alcune attività però meno verso altre. Però ripeto, ne parlerà meglio la signora. Io intanto volevo che tu introducessi e mi spieghi perché hai voluto invitare la signora qui in studio con... Io ti avevo dato carta libera, tu mi hai voluto fare una sorpresa, una gradita sorpresa, un dono proprio che nel periodo natalizio proprio è opportuno. Assolutamente sì. Il nostro Natale vuole essere un Natale ricco di emozioni, ma allo stesso tempo deve attenzionare le fasce più deboli. Le fasce più deboli, per quanto ci riguarda, devono essere il fiore all'occhiello della comunità bagherese. E in questo momento storico a Bagheria stiamo cercando di portare avanti delle idee, dei progetti che vanno in quella direzione. Una tra tutte è Cinema per Tutti, che abbiamo già
messo in atto con la possibilità di dare ai nostri cittadini che soffrono in questo momento storico magari di difficoltà economiche, poter staccare un attimo la spina e godersi un film all'interno del supercinema. Di questo ringrazio anche Giuseppe Gallina per la sua disponibilità. Nello specifico, invece, con la mia cara amica Laura Ambra, abbiamo portato avanti un progetto che già loro da tempo portano avanti qui a Palermo, grazie a Gianni Nanfa, appunto facendo un lavoro di grande spessore. Ma a Bagheria da anni che provavano a portare questo progetto all'interno del nostro territorio, ma che con difficoltà non sono mai riusciti E quindi a mi ottenerlo. dici che quindi è possibile realizzarla a Questo Bagheria? esatto, questa è una novità. Finalmente a Bagheria sbarca la Carovana dei Sogni. La Carovana dei Sogni è una compagnia teatrale di ragazzi diversamente abili e normodotati, appunto per quel ragionamento di integrazione e per quella manifestazione di poter realizzare delle cose importanti all'interno della nostra area, del nostro territorio. Io passerei la parola Sì, a Laura Ambra facciamo perché parlare lei la parlerà nel signora merito della anche questione. perché appunto è importante ci faccia conoscere soprattutto le difficoltà, perché quando parliamo in positivo allora siamo tutti felici e contenti, però ci dobbiamo calare nei panni di chi combatte questa battaglia giornalmente, è il caso appunto della signora Laura. Intanto io vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio Maurizio, ringrazio tutti voi perché noi genitori purtroppo siamo soli, la verità è questa. Io ho lottato tantissimo e sono riuscita ad arrivare a questo grande traguardo e trovando poca disponibilità nelle istituzioni e tanta negli amici. Un grande amico come Gianni Nanfa mi ha dato la possibilità, come diceva appunto Maurizio prima, di inserirmi all'interno del Teatro Jolly e portare avanti un'unica progettualità che serve ai ragazzi sia con sindrome di Williams che con sindrome di Down, che con diverse patologie, li Diciamo, fa vogliamo crescere. spiegare, io perché io poco fa accennai a questa sindrome di Williams, lei mi diceva poco fa, interessa il cromosoma, Sì. ecco, quasi come la sindrome di Down, ma quali sono le differenze che si possono cogliere in questi due tipi? Perché chiaramente la sindrome di Down è quella più conosciuta, quindi Sì, tutti ne sappiamo parlare. Invece questa sindrome, quali caratteristiche presenta rispetto alla sindrome di Down? C'è qualche cosa di particolare? ma di Vorrei particolare in essere linea crudele, è una sindrome insomma migliore o insomma presenta aspetti? non ci sono sindromi migliori o sindromi Io lo dico diversi, ci questo, sono adopero questi termini per rendere più comprensibile la alle persone l'idea. differenza, diciamo, la È minima, differenza è possiamo. minima. Perché i ragazzi con sindrome di Down, alcuni hanno delle patologie cardiache, così come i ragazzi con la sindrome di Williams, alcuni hanno la stenosi sopravvalvolare aortica più o meno grave, così come i Down, difficoltà motoria, alcuni, altri no, difficoltà nell'apprendimento, hanno delle stereotipie. Ma hanno dei grandi pregi, hanno un amore spassionato, Intanto da quello sviscerato che ho per la potuto musica. vedere sono abbastanza socievoli, Sì, anzi eccessivamente moltissimo, socievoli e moltissimo. portati al contatto umano. Umano. Sì. E questo rende, diciamo, allieva un pochettino quelle che sono le sofferenze, perché vedere un aspetto positivo di questi ragazzi secondo me è molto, molto Sì. Sì. importante. Sono portate, abbiamo detto, maggiormente verso il teatro, verso il Teatro, il canto. canto, la musica, il Come si può palcoscenico. spiegare tutto Ma questo? noi abbiamo approfondito tanto perché nel corso degli anni appunto non ci spiegavamo la motivazione. Succede una cosa particolare, all'interno emotivamente, lo stress emotivo che crea la percezione proprio musicale e il palcoscenico li aiuta a crescere, li Forse sono questi scuote. stimoli diversi che arrivano Esatto, e che cercano sì. appunto di, Sì, esatto. cioè producono una reazione positiva. Parlavamo poco fa dell'incidenza, come la possiamo stabilire, come la possiamo definire l'incidenza di L'incidenza è questo una tipo su di. 10.000 nascite, che è andata aumentando perché quando è nata mia figlia 36 anni fa era una Forse su 20.000. non si conosceva, tra l'altro.
Non si conosceva, l'incidenza era molto Ma meno, poi come adesso avete invece. fatto, cioè Maurizio ci perdona, ma dico questo Un argomento argomento ci prende. importantissimo. Infatti io dicevo alla signora bisogna dedicare un'intera trasmissione Io sono a qui a questo sua argomento. disposizione. Io una domanda sempre che io reputo un pochettino cattiva, come vi siete accorti che la bambina soffriva di questo tipo di sindrome? Perché potevate pensare che fosse una sindrome di Diciamo che Down. la mia storia è un po' Come siete arrivati particolare. poi a questa La individuazione mia della storia è un po' malattia? particolare perché io l'ho scoperto all'età di 11 anni, perché qui non sono riuscita ad avere delle risposte, in quanto pur avendo girato E dove l'avete diversi. scoperta? Perché poi ritorneremo appunto all'assistenza che c'è o che non c'è in Sicilia. Dove Noi l'avete? l'abbiamo Non a scoperto a Palermo. Pavia. A Pavia, perfetto. E allora, come vedi, caro Sergio Cannizzaro, abbiamo detto consigliere comunale di Bagheria, presidente della quarta commissione, la politica non è fatta soltanto di chiacchiere, perché poi molti interpretano la politica come una perdita di tempo. Ci sono momenti in cui il politico rimane colpito da determinate situazioni e devo dire molte volte è impotente nel cercare di risolvere, può dare solidarietà, ma molte volte non riesce a risolvere quelli che sono i problemi reali, delle persone. Se noi pensiamo all'assistenza ai disabili, questo è un argomento che non si riesce mai a definire. Io ho sempre detto che dovrebbe essere lo Stato ad intervenire sulla scuola e quindi su tutto quello che gira attorno alla scuola. Purtroppo sono forse un sognatore e molte volte ci si rende conto, cioè spesse volte, che quello che dico è inutile, tanto non si realizza mai. Però dico, siete di fronte a determinate situazioni. Cosa pensi su questo Ma argomento anche in qualità di Presidente della Commissione? penso che il politico, prima ancora di essere politico, è un cittadino, quindi giornalmente si misura con le necessità del territorio e cerca di affrontarle ognuno a modo suo. Poi se si mette, diciamo così, in campo all'interno delle istituzioni, la gente gli dà fiducia, è perché magari riesce insomma a dare anche qualche soluzione. Questi sono problemi di un certo peso che vanno attenzionati in maniera particolare, dove spesso non riusciamo proprio come istituzioni a dare la giusta attenzione e le giuste Ma soluzioni. la sensibilità non manca. E No, no, anzi quindi se c'è io la sensibilità, prima o poi qualche cosa si voglio riesce già a portare inizialmente avanti. ringraziare, permettimi, tutti i componenti della commissione di cui faccio parte che fin dall'inizio del suo operato ha individuato questo tema dei più bisognosi, dei, diciamo così, non dico degli ultimi perché è ingeneroso, però di coloro che magari hanno più situazioni di particolare bisogno come tema principale della nostra attività. Perfetto, dico Maurizio, ritorniamo allora ad un argomento un pochettino più lieto per poi riparlare con la signora sempre di questo tema che reputo molto importante. Allora, il Natale, sappiamo i comuni sempre in grandi difficoltà, riuscire ad organizzare diciamo, un calendario di manifestazioni è veramente arduo, con tutta la buona volontà possibile e immaginabile, però Bagheria è riuscito quest'anno a portare avanti, diciamo, un programma dignitoso. Io vorrei che tu ce ne parlassi, perché dico, appunto, ho dato un'occhiata e quindi mi devo anche complimentare con te. Grazie, grazie. Devo dire che sono molto orgoglioso del lavoro che è stato svolto in questi giorni e in questi mesi. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni al di fuori delle casse comunali già esigue, abbiamo cercato appunto di intercettare dei contributi che potessero essere utili al nostro scopo e dobbiamo ringraziare per l'appunto attività produttive regionale, assessorato attività produttive, l'ARS che ha dato un buon contributo e poi tutti quanti, tutti i cittadini, tutte le associazioni, i commercianti, è stato veramente, come dire, una continua sinergia per poter portare avanti un calendario natalizio. Io lo reputo di altissimo livello perché per quanto mi riguarda è un lavoro con le pochissime risorse che abbiamo,
di grandi sacrifici e di grande soddisfazione. Possiamo elencare tantissime attività che si svolgeranno durante questo periodo, una tra le quali reputo che sia importante non solo per Bagheria ma per tutta la Sicilia. Riapriamo Villa San Cataldo, una villa fantastica che si metterà a disposizione come parco urbano, Ma dico, quindi riapre polmone. solo per Natale o No, riapre riapriamo questo? quindi e la ridiamo alla Ti città. provoco, dico, Giustamente, questo. giustamente hai ragione, Dico, non perché vorrei che si ogni riaprisse qualvolta solo che per si è Natale. aperta, ogni qualvolta che si è E aperta e poi si è sì. inaugurata, pochi mesi ed è finita Villa San Perché Cataldo. sai, io prima seguivo La molto la sfida. vita di queste ville perché ho detto più volte in trasmissione, lo ripeto adesso, perché io, essendo originario della Piana dei Colli, tra la Piana dei Colli, Mezzomorriale, Villa Tasca e Bagheria Ecco, ci sono 60 ville dal una 700. cosa Allora sempre io fantastica. ipotizzavo un percorso di queste ville dal 700. Ho dovuto abbandonare per vari motivi questa mia idea perché sempre le difficoltà erano enormi. Noi la inauguriamo il 19 di dicembre. La sfida è proprio quella, tenerla aperta e donarla alla città per tutto l'anno. Ci stiamo attrezzando con dei custodi, con dei giardinieri, quindi stiamo cercando di mantenere in linea appunto la villa per avere un polmone verde a disposizione della nostra cittadinanza. Inoltre, quel giorno abbiamo avuto la possibilità di poter far venire Salvo Piparo, che è un grande cantastorie, un artista, e quindi quel giorno sarà anche un momento conviviale, di divertimento, ma come sapete l'amico Salvo Piparo è pure un artista che fa riflettere nelle sue opere, e quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Abbiamo anche il giorno 21 qualcosa che verrà come dire, dedicato ai bambini. Un qualcosa di particolare che non è mai successo a Bagheria, ma mi sbilancerei dicendo che non è mai successo in Sicilia, che grazie all'edilizia acrobatica alcuni degli operai si stanno vestendo da Babbo Natale, da Elfi, da gnomi, scenderanno da Palazzo Alfano, si caleranno dall'alto da Palazzo Alfano con delle corde, giù li aspetteranno tutti i bambini, doneranno dei gadget, soprattutto magari anche ai bambini, ecco, bisognosi, per ritornare proprio a quella nostra idea delle fasce deboli. Inoltre ci sarà il trenino della felicità, ci sarà la possibilità di dividere zucchero filato, popcorn. Vogliamo proprio Insomma, dare diciamo un momento di tutto e di più, di spensieratezza ai tutto e cittadini di più. Vedo bagheresi. che sei molto, molto contento di questa Sì, tua sono inizia. Io molto veramente euforico. spero che i risultati siano proprio ottimi, come tu appunto speri che siano. Allora, signora Ambra, Sì. che Natale è il vostro? Diciamo, Ma il nostro è io non sempre voglio, ripeto, un Natale bellissimo, non, perché è appunto. circondato da gioie, è circondato da questi ragazzi felici che vivono il momento e che veramente ti riempiono la vita, perché le emozioni che danno, la felicità che danno è qualcosa di particolare. Io vi inviterei veramente a venirli a vedere. Perché le loro rappresentazioni non sono rappresentazioni teatrali e basta, sono rappresentazioni fatte con tanto amore, perché devo dire che gli insegnanti che girano intorno a questi ragazzi mettono veramente il cuore, non potrebbe essere altrimenti. Comunque, giusto per dare una nota di felicità, i nostri ragazzi, a parte che girano l'Italia, vanno a Sanremo. Tutti gli anni, da 14 anni, si esibiscono a Sanremo Doc al Palafiori e fanno un festival parallelo al Festival di Sanremo, e dove all'interno di questo diciamo, percorso loro hanno la possibilità di stare a contatto con gli artisti, e quindi anche lì noi abbiamo strutturato e sviluppato un altro percorso che si chiama VIP Therapy. La VIP Therapy consiste nel stare appunto a contatto con i loro beniamini, che sembrerebbe una cosa normale per i ragazzi normali, ma per questi ragazzi non è No, sempre così, perché andare ai concerti, vedere gli artisti, non tutti,
possono fare una cosa del genere. Sì. Comunque la nostra carovana è piena di iniziative, piena di artisti meravigliosi, piena di professori, di ragazzi con diverse disabilità, di volontari e di ragazzi normodotati che si legano a noi in questo bellissimo percorso. È una grande famiglia piena veramente di Io iniziative. sono rincuorato nel sentirla Sì, parlare così ed è un messaggio positivo che è giusto dare proprio in questo momento. assolutamente. Perché devo confessare che all'inizio ero un pochettino, io pure ero depresso, mi sentivo, perché ho detto, insomma, è un argomento abbastanza, insomma, delicato, però sono contento che arrivi questo messaggio in questi termini. Deve Però essere così. Sì. ritorniamo però alla cruda realtà, al tipo di assistenza che può essere assicurata, può essere, sappiamo che non è assicurata al 100%, a Palermo. Che cosa abbiamo realmente a Palermo come strutture, come personale, che si interessa a questo tipo di, sindrome? Allora, la sindrome di Williams, così come altre sindromi che non sono molto conosciute, il percorso riabilitativo e l'assistenza è sempre la stessa, nel senso che si lotta a scuola per i vari insegnanti di sostegno, non ci sono centri a disposizione per questi ragazzi perché questi ragazzi hanno una disabilità medio grave, alcuni e medio lieve altri, per cui non li puoi mettere insieme a quelli gravi perché altrimenti vanno indietro Il invece di andare avanti. Per sistema cui nazionale interviene, il sistema sanitario nazionale garantisce l'assistenza a questi ragazzi o no? no, perché le cifre sono quelle che sono, i parametri sono sempre gli stessi, i fondi non bastano mai. Mia figlia adesso è uscita dal giro scolastico, ma comunque non ci sono strutture, a meno che la forza delle associazioni non scende in campo e realizza Quindi determinate questa è una cose. battaglia che si deve Sì, ancora sempre, non è portare cambiato avanti, non è niente. cambiato Infatti Maurizio niente. lo sa, noi associazioni andiamo avanti giorno dopo giorno, ci sbracciamo, ci uniamo, facciamo rete, cerchiamo di fare Ora delle lo provochiamo progettualità. nuovamente a Maurizio, Sì. perché Maurizio, siccome abbiamo in comune degli amici autorevoli, mi sembra che sia il caso di far intervenire questi amici autorevoli per portare avanti una battaglia così importante. Penso che Maurizio questo impegno lo possa assumere pubblicamente, così lo mettiamo in difficoltà, ma io mi No, non mi permetto di metto in farlo difficoltà. perché Bravo, conosco la sua sensibilità. bravo. Diversamente non mi No, sarei no, permesso. assolutamente non mi metto in difficoltà. È da anni che mi batto per queste fasce deboli, anche perché io ho un fratello che è disabile, quindi non lo nascondo, è anzi per me un orgoglio, è un arricchimento quotidiano quando ci confrontiamo, come dire, stiamo insieme e proprio per queste motivazioni solo chi ci passa può capire le esigenze reali Chi la vive, di sì, le appunto. esigenze reali e il contesto familiare che appunto ha bisogno vero di un disabile e su questo sicuramente è un percorso che noi abbiamo fatto al di là diciamo, dell'apparato politico. Però purtroppo Io per le cose che abbiamo sentito ci sono vuole l'intervento convinto politico che per la forza. politica deve cercare di mettere al centro Cioè, queste tra l'altro non è iniziative, ma possibile che di soprattutto volta non in volta mancano i soldi, mancano i fondi, stavo, sì, si stavo deve arrivando proprio a approvare quello. una legge che sia sempre operativa. Le priorità sono queste, non possono essere secondarie le cifre da inserire ai disabili. È una priorità e Prima di basta. tutto le fasce deboli, dopo tutto il resto. Allora, intanto però a Sergio invece diamo un altro incarico di sensibilizzare ulteriormente Maurizio, quindi questo compito un No, pochettino, io ci stiamo assumendo diciamo, delle no, responsabilità un pochettino tutte, a catena. perché io cercherò di fare una trasmissione, magari invitando anche altri personaggi che ci possono aiutare su questo tema. Maurizio solleciterà chi di dovere all'Assemblea regionale siciliana ed anche in altri posti, tu dovrai combattere una battaglia all'interno del Comune di Bagheria, nella commissione, dico, e Certamente. sollecitando gli altri amici che possono appunto Giusto. contribuire a portare avanti questo Ma argomento. senza dubbio, l'ho detto poco fa, è uno degli obiettivi
e degli argomenti principali del nostro impegno Dico no perché politico. siamo nel periodo di Natale, siamo tutti buoni. È diciamo, un No, tema che è deve essere perché, trattato sempre ma questo. poi ecco, anche noi nel nostro piccolo, a prescindere dall'impegno politico, ci siamo impegnati in diverse, anche nel passato, in diverse iniziative, anche assieme all'amico Maurizio, e posso testimoniare che ricordarlo a lui è un compito molto facile perché lui ha veramente molto a Allora, cuore. siccome ci rimangono 5 minuti, parliamo un pochettino di politica, perché Sì. sto come di bagheria, come va? Dico, la politica non ce la possiamo, appunto, abbiamo fatto cenno diverse volte, politici, politici. Ecco, dal punto di vista politico, bagheria, che cosa ci dice in questo momento? È una nuova amministrazione, prima c'è un'amministrazione 5 Stelle, ecco, questa nuova esperienza, tu sei eletto per la prima volta consigliere comunale, che cosa ne pensi di questa amministrazione, al di là del fatto che ci sia Maurizio presente qui in Beh, studio? questa amministrazione è un'esperienza nuova, perché è un'esperienza completamente civica, diciamo fatta anche molto. Anche se il sindaco ha fatto una dichiarazione, pare che abbia aderito Sì, questo sì, con grande però dispiacere di Maurizio. No, per lei lo deve dare carità, alla per quanto riguarda me. ma l'impegno per la città, a prescindere da poi dalle appartenenze che non solo il sindaco, magari anche altri possono avere in altri ambiti sovracomunali, nella città rimane civica, e questo proprio perché fin dall'inizio ci siamo dati l'impegno e la linea guida che i problemi di bagheria vengono prima di qualsiasi altra appartenenza e devono essere affrontati con buon senso e in maniera Però equilibrata. permettimi di dire che Sì. non No, sarà facile, perché purtroppo c'è un momento in cui deve intervenire la politica lo con la P sappiamo. maiuscola e quindi ci saranno altri tipi di difficoltà. Ma io Questo lo spero sappiamo. che per il comune di Bagheria si superino facilmente. Volevi completare qualche cosa? No, io poi volevo semplicemente Sì, dimmi. parlare solo di due iniziative che sono Certo. inserite in questo calendario, perché diceva bene Maurizio, è un calendario che viene anche dalla città, dalle tante associazioni. E una cosa che vorrei anche ricordare è che prende spunto dalla valorizzazione di un prodotto tipico che, di Bagheria, che è lo spincione. Ma volevo dire in particolare due iniziative di cui si sta occupando proprio la commissione che io presiedo. Una è il 28 di dicembre ed è una giornata di celebrazioni in occasione del centenario della fondazione del Bagheria Calcio. Bagheria Calcio che Quindi anche qua occorrerebbe un'altra un'altra trasmissione, però ci vuole trasmissione. un certo Pietro di quarta per parlare di calcio. Essendo nel nipote, diciamo che no, ma questa iniziativa dico l'abbiamo voluta inserire all'interno del calendario natalizio perché il Natale è la festa delle famiglie e questa sarà la festa della famiglia del Bagheria perché essendo diciamo così una squadra che ha avuto dei trascorsi soprattutto in dilettantistici, è stata fondata Certo, è anche, strano che il Bagheria, dico una e lo cosa so, strana, che il Bagheria appunto non abbia una squadra in una serie ancora però più questo ha importante, favorito però che dico. mo molte dei protagonisti sono bagheresi e Anzi, quindi, senti, l'altra iniziativa sì. No, velocemente perché siamo in l'altra è conclusione. una tombolata di beneficenza che abbiamo organizzato per il domenica 29. Proprio per ecco, tutti coloro che magari in quel periodo non hanno, sono più soli, sono meno Hanno fortunati, ecco, organizzare questo come momento trascorrere è questo esattamente, particolare sì. momento. Allora, 30 secondi, Maurizio, per concludere questo nostro incontro che inaugura, come abbiamo detto, questo nuovo ciclo di trasmissione di Sicilia Sera, la politica a Bagheria. Allora, la politica a Se Bagheria. possiamo, dico, quanti mesi ha che siete in Sei carica? mesi, Se, sei possiamo mesi. dare un voto alla. Tu che voto ti Ma dai? non Tu come sarebbe, amministrazione? non sarebbe oggettivo, obiettivo darmi un voto. Io sono sicuro che per fare politica bisogna avere tanta passione, tanto coraggio in questo momento storico e tanta dedizione.
Su questo noi ci possiamo mettere, diciamo, anima e cuore, e ce la stiamo mettendo, e poi sarà il cittadino a valutare se stiamo facendo bene. Ma ci sarà tempo. Ancora Ci sarà ci tempo sarà anche un di po' di tempo. recuperare, quindi va bene. Allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Io vi ringrazio. La signora voleva Io aggiungere. volevo ringraziare la famiglia Gallina. La Bravo. famiglia Gallina che ha Diciamo messo a chi disposizione il gestisce il teatro teatro, il e supercinema che ha di reso Bagheria. possibile questo sogno a Bagheria. E volevo invitare Maurizio, a parte a ringraziarlo per quello che sta facendo, a farsi da portavoce per tutto il distretto 39 e le varie realtà politiche. Perfetto, allora completiamo questo nostro incontro. Allora io vi ringrazio, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.